Benvenuti e bentornati cari amici Fenauti in questo scenario oggi così suggestivo e con tanto di lupi che sentirete ululare. Ecco, noi siamo ogni giorno di più in F4 e tra di noi ci sono dei fotografi che sono già esperti, ci sono però anche dei semplici appassionati, ma anche tanti curiosi che vorrebbero capire meglio questo nostro mondo della street photography. Perciò oggi ho deciso di fare un video speciale per comprendere meglio insieme questo labirinto che è la street photography, un universo così vasto e affascinante in cui ci si potrebbe perdere però in un batter d'occhio. Rimane però un viaggio assolutamente adrenalinico, un cocktail esplosivo di umanità, di ricerca, intuizione, creatività e tante volte anche ingegno. Quindi vi chiedo di seguirmi fino alla fine del video che vediamo di sdocciolare insieme qualche riflessione importante. Prima di immergerci però in questa avventura vi chiedo di iscrivervi al canale, quindi scampanellate qua sotto e commentate con il vostro frutto preferito di stagione. Mettetevi comodi adesso e preparatevi per scoprire insieme i segreti di questo mondo affascinante che è la street photography, ovviamente dopo la nostra sigla. Mare, 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 ma che voglia di arrivare, c'ho da te... E vabbè, perdonatemi queste sigle sciocche e iniziamo subito rispondendo a una domanda cruciale, e cioè chi è lo street photographer? Potrebbe essere un motociclista? Sì, ma non per forza. Di sicuro però lo street photographer è un acrobata della realtà, è un artista che danza sul filo del rasoio, cioè sempre pronto a catturare l'attimo prima che questo svanisca. È un interprete della vita che riesce a vedere quello che molti non riescono a vedere, per cui è invisibile, e riesce a trasformare questi momenti in arte attraverso i suoi scatti. Il fotografo di strada è un esploratore urbano che deve mantenere lo sguardo sempre allenato, affinare la vista e ascoltare le voci della città. Sì, proprio la città, perché è la città che è la sua giungla, un luogo selvaggio e affascinante che però deve saper padroneggiare, ci deve saper sopravvivere, perché la street photography non è una passeggiata nel parco, richiede piuttosto coraggio, personalità e anche soprattutto la capacità di interagire con gli sconosciuti. Perciò se siete persone timide oppure preferite stare in disparte, questa potrebbe sicuramente essere una sfida ardua, però non dovete avere paura, perché con un pochettino di pratica e di determinazione potete diventare anche voi dei maestri. Io non voglio annoiarvi stasera con la storia della street photography oppure con i nomi dei grandi fotografi che l'hanno resa famosa, ma queste conoscenze sono importanti per capire in fondo questa forma d'arte. Perciò vi invito anche a fare i compiti a casa, quindi a leggere, studiare, imparare, e magari se vi va vi lascio un consiglio di qualche libro molto bello da leggere sotto in descrizione, oppure se volete che sia io a fare un video scrivetelo nei commenti. In questo video però invece voglio parlare personalmente e concentrarmi sugli aspetti pratici, sia tecnici ma soprattutto quelli emotivi, per ottenere i primi risultati nella street. Ricordatevi però che soltanto la pratica rende perfetti, quindi preparate le vostre macchine fotografiche che continuiamo, oppure iniziamo, questa nostra avventura insieme nella street. Qual è il primo passo che dobbiamo muovere nella street photography? Dobbiamo imparare a raccontare storie. C'era una volta, ve lo ricordate quando ne parlavo in questo video qua? Ecco, questa è la sfida sicuramente più grande, perché coinvolge non soltanto la tecnica e la cultura, ma soprattutto l'emozione. Un singolo scatto può raccontare un universo e la sensazione che suscita è fondamentale per esprimere il nostro punto di vista. Quando fate street photography, diventate parte integrante della storia umana, diventate testimoni artistici dei tempi che stiamo vivendo. La street photography è lo specchio della nostra società, è il nostro ritratto della vita quotidiana in un mondo che invece è in continua evoluzione, ed è una sfida, su questo non c'è dubbio. E all'inizio la paura ci può anche paralizzare, può essere paura di essere rifiutati oppure di provocare delle reazioni negative, però ricordate che stiamo raccontando la storia delle persone, i loro umori, le loro interazioni, e la verità è che a molte persone piace anche essere fotografate, basta soltanto saper interagire con loro. Noi non stiamo commettendo un crimine o un reato, stiamo scrivendo una storia, in alcuni casi raccontiamo anche arte. Dobbiamo perciò apparire felici, rilassati, perché stiamo facendo qualcosa che amiamo, che ci piace. E se abbiamo paura non dobbiamo mollare, dobbiamo piuttosto affrontare questa paura e sconfiggerla, e vediamo insieme anche come farlo. Perché a volte le apparenze ingannano, quindi potreste pensare che una persona non voglia essere fotografata, ma poi scoprirete invece che è tutto l'opposto. Voi
cosa pensate sia più importante nella street photography, la tecnica oppure l'emozione? La mia risposta non credo possa più sorprendervi se mi seguite da un po'. Entrambe sono importanti sicuramente, ma se devo scegliere dico che l'emozione vince sempre a mani basse sulla tecnica, perché un'immagine tecnicamente imperfetta ma carica di emozioni vale molto, molto di più di uno scatto perfetto però privo di vita. Quindi non preoccupatevi troppo di come scattate le fotografie, piuttosto preoccupatevi di cosa state fotografando e soprattutto perché volete fotografarlo. Alcuni potrebbero pensare che la vera fotografia consista nel catturare quell'attimo perfetto con uno scatto soltanto. Questo è un bel pensiero, ma noi non siamo al poligono di tiro e la realtà è un po' diversa. Quindi quando vedete una scena interessante che vi piace, che volete fotografare, non esitate a scattare più fotografie. Questo vi darà la possibilità di scegliere lo scatto perfetto dopo e vi risparmierà il rimpianto di un'opportunità che avete mancato. E questa non è una pratica nata con l'era digitale, perché già ai tempi dell'analogico, dei rullini, molti grandi fotografi erano soliti scattare più foto della stessa scena. Certo non è sempre possibile, soprattutto in situazioni dinamiche e veloci che non permettono più di uno o due scatti, però il principio rimane sempre lo stesso. Ma se riuscite invece a catturare la foto perfetta con uno scatto soltanto, potete sicuramente andarne fieri ed essere orgogliosi, però vi prego di non fare come alcuni fighetti che non perdono occasione per vantarsene nei circoletti importanti quanto il bocciodromo della parrocchia. E ora, amici miei, parliamo di distanze, non quelle che separa la Terra dalla Luna, oppure tra voi e il condizionatore, no, ma quelle tra voi e il soggetto che avete deciso di fotografare. Questa è sicuramente una questione di prospettiva, sia dal punto di vista tecnico, ma ancora una volta dal punto di vista emotivo. E qui non possiamo ovviamente non parlare delle ottiche, degli obiettivi da scegliere. Anche qui non voglio fare discorsi esclusivamente tecnici, quindi non voglio dire quale sia il migliore o il peggiore obiettivo per la street. Sarete voi già un minimo di esperienza fotografica, sapete che ci sono diverse lenti che permettono di catturare prospettive diverse, quindi se volete contestualizzare uno scatto potreste usare un grandangolo, stando attenti ovviamente alle sue deformazioni, ma non ci vieta nessuno di usare un teleobiettivo in alcune occasioni, anche se i teleobiettivi sono ovviamente più ingombranti e più appariscenti. Immaginate per esempio di ritrarre uno sconosciuto con un 35 mm a brevissima distanza, potreste quasi sentire il suo respiro, vedere il suo sguardo, sentire la sua voce. Ecco, questa vicinanza può dare un tocco di adrenalina in più allo scatto, però a volte un teleobiettivo può essere la scelta giusta per catturare dei momenti spontanei che invece potrebbero essere compromessi se qualcuno si accorgesse che li stiamo fotografando. Certo, portare con noi tutta questa attrezzatura può essere faticoso, sicuramente ingombrante, però ricordate che la fotografia è un'arte e ogni artista ha bisogno dei suoi strumenti, dei suoi attrezzi, quindi valutate bene l'opzione dell'obiettivo giusto per la situazione. Magari potete farlo ancora prima di uscire di casa, avendo già in testa quello che volete fotografare, e così riusciremo sempre a stare ugualmente leggeri. Soprattutto se siete agli inizi, vi dico, vi consiglio di semplificare le cose, perché meno a volte è meglio. Scegliete perciò un soggetto semplice, senza troppi dettagli che potrebbero complicare una fotografia. Un muro, uno spazio aperto, ma anche il cielo azzurro possono tutti quanti essere degli sfondi perfetti. Ricordate che la semplicità è sempre di grande effetto, perché l'obiettivo è ottenere l'inquadratura giusta fin da subito, senza poi dover utilizzare Photoshop per ritagliare delle parti inutili come invece fanno in tanti. Questa cosa può sicuramente sembrare difficile all'inizio, ma con un pochettino di pratica anche stavolta i risultati saranno gratificanti. Una volta poi che avete padroneggiato questa tecnica, potrete anche infrangere le regole e fare dei tagli audaci per far risaltare per esempio meglio il vostro messaggio, però attenzione, assicuratevi anche che il file originale sia di qualità sufficiente per evitare di compromettere la fotografia dopo il taglio. E parlando di tagli, ricordate che l'emozione deve sempre prevalere sulla tecnica, quindi se un'inquadratura tagliate inavvertitamente una piccola parte del soggetto, non vi dovete preoccupare. L'importante è l'emozione che lo scatto trasmette, però se il dettaglio che invece avete eliminato compromette seriamente la fotografia, in quel caso dovete avere il coraggio di scartare la foto. Quindi, amici, tenete a mente soltanto tre parole: semplicità, pratica ed emozione.
Se mi conoscete già, sapete che per me le regole siamo noi a dettarle in funzione del messaggio che vogliamo trasmettere. Seguire le basi della composizione, come le regole dei terzi, le diagonali, la prospettiva, i pattern, possono sicuramente rendere i nostri scatti più interessanti. E se siete già abituati a usare queste regole in altri generi fotografici, sicuramente non avete problemi a utilizzarli anche nella street photography. Però io preferisco parlare più che di regole, preferisco parlare di approcci. Nella street photography l'inquadratura delle persone può variare molto e di conseguenza anche la percezione che abbiamo di queste persone, della fotografia. Un ritratto di strada, per esempio, richiede un contatto più diretto, specifico con il soggetto. Può sembrare sicuramente difficile le prime volte, ma una volta che avete familiarizzato con questo genere, tutte quante le situazioni vi sembreranno molto più semplici. Ma l'unica regola che personalmente vi consiglio di fissare in testa è quella di non perdere mai le occasioni. Quindi se vedete un soggetto interessante che vi piace, avvicinatevi e scattate. Potreste decidere anche di chiedere il permesso prima, rischiando ovviamente di non ottenerlo, ma è meglio chiedere ed essere rifiutati che rimpiangere di non averci neppure provato. Ecco, sappiamo tutti che prendere un palo, cioè essere rifiutati, può fare male, ma come si fa a superare questa paura? È semplice, bisogna soltanto fare pratica, cioè provarci e riprovarci e riprovarci ancora. Chiedere ci dà una possibilità di ottenere quello che cerchiamo oppure no, ma desistere senza neppure provarci è un no che non ha un'alternativa. Quindi con l'esperienza le preoccupazioni passeranno in secondo piano e man mano che chiederete di fare un ritratto a qualcuno otterrete sia dei consensi e anche qualche rifiuto. Dovete in quel caso celebrare sempre i consensi e dimenticarvi dei rifiuti, e così con il tempo i rifiuti non saranno più un problema. C'è un'arma segreta che abbiamo tutti quanti a disposizione ma che spesso non utilizziamo, ed è il sorriso. La storia ci insegna che l'essere umano è diventato sospettoso nel tempo, ma noi non siamo nell'antica Roma e non parliamo di sguardi che possono significare vita oppure morte. Vi parlo perciò di come un semplice sorriso può fare la differenza. La scienza ci dice che nel nostro cervello ci sono i cosiddetti neuroni specchio. Questi neuroni ci fanno tendere a imitare il comportamento degli altri, quindi se sorridete a qualcuno, la maggior parte delle volte otterrete sempre un sorriso in cambio. E un sorriso può fare miracoli per il vostro umore, ma anche per il legame con le altre persone. Molti di noi, io per esempio, sembriamo avere una espressione seria, come impostazione predefinita, quasi fosse di default. Però provate a sorridere a qualcuno che incontrate per strada, vedete che spesso otterrete un sorriso in cambio, e questo può trasformare uno sguardo sospettoso in un sorriso entusiasta. Quindi ecco un approccio che potreste per esempio provare: avvicinatevi al vostro soggetto con un bel sorriso, senza ovviamente esagerare, se lo pensa che lo vogliamo prendere per il culo, e appena vi risponde con un sorriso, clic, scattiamo la prima fotografia. Questo probabilmente susciterà delle domande nella persona che è stata fotografata, ma voi in quel caso dovete farvi trovare pronti e spiegare il motivo, magari facendogli vedere la fotografia che avete scattato. E se siete in imbarazzo nel cercare le parole giuste, vi do qualche suggerimento che a me personalmente è tornato utile. Per esempio, potreste dire che siete appassionati di fotografia, specialmente di quella di strada, e quando vedete persone interessanti come lei, ecco, cerco sempre di catturare il miglior scatto possibile. Oppure ancora potete dire: sto raccogliendo una memoria per immagini della città, della vita quotidiana, e fotografo persone interessanti anche nelle belle situazioni, e in questo scatto penso di aver fatto proprio un bel lavoro, e gli fate vedere di nuovo la fotografia. Oppure ancora potete dire che uno dei motivi per cui mi piace la sua città è la gente simpatica che la abita come lei, ho deciso di ritrarla e mi piace la spontaneità, quindi mi sono permesso di scattare prima ancora di chiederglielo. Oppure per finire potreste anche dire che è così raro vedere che una persona risponde a un sorriso che in quel caso, clic, mi piace scattare, e di nuovo fate vedere la vostra fotografia. Ricordatevi però che l'importante è che queste parole che utilizzerete suonino spontanee e non imparate a memoria, e allora in quel caso la simpatia, l'empatia risolverà la situazione, farà tutto il resto.
E poi c'è anche un altro strumento potente che tutti quanti abbiamo a disposizione, e sono i complimenti. Tutti quanti amano ricevere complimenti, e se sono sinceri la reazione sarà sempre positiva. Quando vi avvicinate a qualcuno per fare uno scatto è perché avete notato qualcosa di interessante che vi piace. Quindi dite a questa persona che cosa vi ha colpito, un gesto, un'espressione simpatica, drammatica o anche un'espressione enigmatica. Però attenzione, non ho detto bello, ho detto interessante, perché è importante distinguere tra uno scatto interessante e uno scatto che può sembrare denigratorio. Potrebbe essere difficile fare complimenti a una persona che non è convenzionalmente bella, perché le parole in quel caso potrebbero non sembrare sincere. Però se trovate qualcosa di interessante in una persona, anche se non è convenzionalmente bella, ditelo, diteglielo con sincerità. Mostrate a questa persona che apprezzate veramente quello che avete visto in lei, fosse anche soltanto un accessorio, e vedete che la vostra sincerità viene sempre apprezzata, viene sempre riconosciuta. Poi c'è un elemento fondamentale che spesso noi ci dimentichiamo di utilizzare, ed è il dialogo. Viviamo sicuramente in un mondo in cui, nonostante siamo circondati da migliaia di persone, la solitudine è un sentimento comune. Il contatto umano sembra essere quasi diventato un lusso che stiamo perdendo, però vi sorprenderà scoprire quanto le persone abbiano invece bisogno di parlare, di condividere le loro emozioni, le loro speranze e i loro pensieri. Tutti quanti abbiamo una storia da raccontare, tutti quanti vogliono essere ascoltati. Spesso pensiamo che gli altri siano troppo occupati per parlare, oppure che soltanto non vogliono essere disturbati, ma la verità è che a noi uomini piace parlare, socializzare, interagire, e noi come fotografi di strada possiamo sicuramente contribuire a questo loro bisogno. A volte scattiamo una fotografia e scappiamo, no? Come se ci sentissimo in colpa, pensando di aver disturbato oppure fatto perdere del tempo alla persona che abbiamo fotografato, oppure come se gli avessimo rubato qualcosa. Però ecco, provate a cambiare prospettiva. Voi state arricchendo la loro giornata, rompendo la loro monotonia con qualcosa che invece diventa speciale, un ricordo. Quindi quando vi avvicinate a qualcuno per fare uno scatto, fatelo, come vi dicevo, con un sorriso, con gentilezza, con empatia. Mostratevi disposti a dialogare, a fare un complimento che sia sincero. Non soltanto arricchirete la loro giornata, ma aggiungerete anche un tocco speciale alle vostre fotografie, e col tempo anche voi diventerete delle persone più ricche. Quando è possibile, cercate di dialogare con le persone che volete fotografare. Mantenete la conversazione rilassata e scattate qualche foto anche mentre state parlando. Vedete che in questo caso le persone che si sentono ascoltate si dimenticano di avere un fotografo di fronte, e le loro espressioni sono più naturali. Ricordatevi che fare un ritratto in strada può richiedere un po' di coraggio, però in questo caso, di nuovo, con determinazione, con educazione, con simpatia, otterrete quasi sempre il permesso. E ricordatevi che ogni persona ha una storia da raccontare, e voi avete proprio l'opportunità di catturarla con la vostra fotocamera, e sarà bellissimo. E per finire, parliamo di un elemento che fa la differenza in ogni fotografia, ed è la luce. Sappiamo tutti quanti quanto sia importante la luce nella fotografia, per esempio in uno studio, ma nelle fotografie di strada, nella street photography, spesso dobbiamo fare del nostro meglio con quello che abbiamo, cioè dobbiamo imparare a fare di necessità virtù. La luce è sempre la nostra alleata, anche se a volte può essere dura o arrivare da un angolo che non è quello ideale. Però non preoccupatevi, perché la sfida è quella di trovare il modo di valorizzare la luce al meglio. Chiedete per esempio al soggetto di cambiare posizione, oppure se è sera avvicinatevi a una fonte di luce in strada, come un lampione, una vetrina o anche un'insegna luminosa. Questo darà alle vostre fotografie quel tocco autentico di street che ci piace tanto, è proprio quel tocco che stiamo cercando. Alcuni di voi potrebbero pensare per esempio di utilizzare un flash per ottimizzare la luce sul soggetto. Ecco, a me personalmente non piace, però ammetto che è un'opzione. Ma ricordatevi però che la gestione del flash può essere tecnicamente complessa, oltre che mettere in imbarazzo alcune volte anche il soggetto. E adesso siamo arrivati alla fine, e meno male, direte pure. Ma la street photography, ci tengo a dire che è un tema molto vasto e molto complesso, e non si può affrontare in un video di una sola decina di minuti. Questi sono soltanto alcuni suggerimenti di base per iniziare ad esplorare questo genere che è la street photography. Perciò iscrivetevi al canale, perché qui parlo soltanto di questo. Ma tocca a voi decidere se volete intraprendere o no questa avventura della street photography. Armatevi perciò di coraggio, determinazione, mettete in pratica questi consigli e fatemi sapere anche se li avete trovati utili. E ricordate che la street photography è un viaggio, non è una destinazione. Quindi preparatevi a esplorare, a sperimentare e soprattutto a divertirvi.
Ciao e alla prossima.